Facciamo chiarezza una volta per tutte. La discarica di Malagrotta non riaprirà mai più. Nessuna riapertura della discarica di Malagrotta. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza, subito, proprio a fronte di quanto invece i media nazionali stanno diffondendo in modo completamente errato e scorretto. Noi siamo fortemente impegnati invece per evitare nel futuro di questa città non solo ogni ricatto, ma anche e soprattutto per evitare discariche di inceneritori. Non è questo il futuro della città di Roma. Il futuro della città di Roma sta nel nostro piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo, perché noi i rifiuti che sono finiti nella discarica di Malagrotta, che non verrà mai più riaperta e che è una ferita per il territorio appunto di Roma, ecco, tutti questi materiali post-consumo noi li vogliamo raccogliere in modo differenziato, con il porta a porta, raggiungendo il 70% di raccolta differenziata, e poi noi vorremmo anche ridurre la produzione dei materiali post-consumo, vogliamo ridurre la produzione di materiali che potrebbero diventare pericolosi e vogliamo invece passare da 1.700.000 tonnellate a 1.500.000 tonnellate di rifiuti nella città di Roma. Vogliamo appunto fare le isole ecologiche, vogliamo fare le domus ecologiche. Stiamo già lavorando per una serie di progetti che vadano a intercettare tutti quei rifiuti che possono diventare pericolosi per la salute e per l'ambiente e che da rifiuti diventano materie prime e seconde, come quelle che sono nascoste nei rifiuti elettrici e elettronici, che sono appunto oro, argento, terre rare. E così vogliamo anche alla fine realizzare un'impiantistica sostenibile, impianti per il trattamento del materiale soprattutto organico, impianti aerobici per il trattamento di 120.000 tonnellate, compostaggio domestico, impianti per il compostaggio di comunità, importantissimo per la città. Qui sta il valore dei materiali post-consumo della città di Roma. Quindi facciamo chiarezza in modo definitivo una volta per tutte. Non verrà mai più riaperta la discarica di Malagrotta.